Cosa le è piaciuto di più di quello che ha detto la Camusso? Questa consapevolezza del punto basso delle relazioni sindacali e dell'esigenza di lavorare per l'unità del mondo del lavoro davanti alla crisi. Mi pare questo il messaggio fondamentale, che non c'è dubbio che è il lavoro il tema, ma il tema del paese è il lavoro. E per affrontarlo una delle condizioni è avere molto salda l'unità del mondo del lavoro. Questo è un problema ancora aperto e mi è piaciuto questo accenno. Accenni critici anche sull'operato del governo, addirittura dignità, moralità? Questo io credo che mi sarei stupito del contrario, che non venissero questi cenni. Siamo in una situazione veramente abbastanza drammatica. Io temo che la fine del berlusconismo trascini questo paese via via nel caos e nell'ingovernabilità. Se chi ha qualche spazio non usa il suo senso di responsabilità per dire basta, ecco, non possiamo essere solo noi a dire basta, bisogna che lo dica qualcun altro. Segretario, la Camusso ha parlato di necessità dell'unità sindacale, ma necessità dell'unità delle opposizioni quando se ne parlerà? Questo naturalmente è un tema sul quale noi lavoriamo, io ho avanzato una proposta e credo che tanto un'unità d'azione in Parlamento, nella situazione, questa credo che riusciamo ad averla. Poi bisogna guardare la prospettiva e credo che lavorare sia per la costruzione di quello che ho definito un nuovo Ulivo, sia di un rapporto fra questo nuovo Ulivo e forze di opposizione che non si richiamano al centro-sinistra, sia la strada da percorrere. Io credo che ci sia tutta la possibilità. Vedo un po' più complicate quelle del sindacato.